Una giornata speciale, quella che si è vissuta sabato 1 ottobre d'Oglianico, è stato il cortile interno del Palazzo Municipale ad essere teatro insolito di un consiglio comunale speciale, riunito appositamente per l'occasione. Occasione rappresentata dal conferimento della cittadinanza onoraria ad un personaggio che si è legato in maniera profonda a questa cittadina canavesana, ovvero l'architetto Giovanni Burzio. La sua opera è stata fondamentale al fine di recuperare alcune delle bellezze che caratterizzano il paese, comunità carica di storia, di ricchezza architettonica e non solo, che ne fanno un piccolo gioiello. L'amministrazione comunale tutta, con in testa la prima cittadina Monica Vascia e il Comitato per la Cappella dei Ricetti di Sant'Eusebio, con l'evento di oggi ha voluto confermare il grande legame d'amicizia, l'ammirazione, ma anche il profondo legame instaurato con Burzio, che è stato lungamente applaudito dal folto pubblico presente alla manifestazione. L'iniziativa ha visto naturalmente votato all'unanimità il punto all'ordine del giorno relativo alla cittadinanza, quindi dopo la chiusura dei lavori del Consiglio è stata la volta della consegna della pergamena e di un omaggio a Burzio, che prendendo la parola ha voluto ringraziare tutti sentitamente di cuore per questo regalo fatto di Oglianico. Alla presenza anche del consigliere regionale Mauro Fava e del consigliere di città metropolitana Pasquale Mazza, nonché di diversi sindaci e amministratori del territorio, la mattinata oglianicese è proseguita con una passeggiata per il centro storico, con i presenti che hanno potuto ammirare gli affreschi che abbelliscono il paese e che sono presenti su diversi muri delle case, mentre un rinfresco intorno alle 12 ha messo la parola fine a una manifestazione sentita che conferma questa comunità carica di storie e di bellezze da scoprire o riscoprire.